Ci servono vecchi maglioni, sciarpe usate, file che non usiamo più, ago, filo, forbici e materiale per imbottitura. Disegniamo e ritagliamo sul cartoncino le sagome dei pezzi che ci servono per assemblare il gufetto. Ora appoggiamo le sagome sulla stoffa scelta per i vari pezzi. Assembliamo le varie parti del gufetto, corpo e tasca, occhi e palpebre, pupille e naso, e voilà, ci siamo quasi! Non dimentichiamo le ali! Ora lo cuciamo e da magro lo rendiamo cicciottello! Aggiungiamo l'imbottitura ed ora scoprirete come viene il gufetto porta ciò che vuoi. Questo è il gufetto imbottito e finito. Anche se abbiamo sacrificato maglioni e sciarpe vecchi, il risultato è gufetti e gufette bellissimi, morbidissimi e utili. Aurora, Simone, Marco.